Dopo la morte della nonna, un ventottenne aveva deciso di andare nel suo appartamento per fare un po' di ordine. Purtroppo questa idea gli è stata fatale, il giovane è stato scambiato per un ladro dalla polizia che ha aperto il fuoco. La tragedia a Cincinnati, dove Geoffrey Junior è morto a soli 28 anni dopo essere stato colpito dagli agenti. La vicenda è comunque ancora poco chiara. L'uomo, dopo essere stato colpito, è stato trasportato all'University of Cincinnati Medical Center, dove è poi deceduto. L'episodio ha scatenato tante polemiche negli USA, dove le forze dell'ordine spesso eccedono nei loro ruoli, compiendo dei veri e propri omicidi.